Un lungo minuto di silenzio, così Bruxelles ha ricordato gli attacchi del 22 marzo di 2 anni fa, quando 3 forti esplosioni ravvicinate ma in punti diversi della città hanno ucciso 32 persone, ferendone altre 300. Testimoni, parenti delle vittime e autorità hanno presenziato alla cerimonia all'interno dell'aeroporto della città. A rivendicare gli attacchi dei kamikaze carichi di esplosivo, di lì a qualche ora, sarà il sedicente Stato Islamico, tramite l'agenzia di stampa Hamak. Attacchi simultanei, secondo uno schema ormai consueto. Le prime 2 bombe sono esplose nella sala partenza dell'aeroporto di Bruxelles verso le 8 del mattino. Intorno alle 9.15 di quel 22 marzo è il vagone centrale di un convoglio della metropolitana di Bruxelles, in pieno centro, a saltare in aria.